E questo capolavoro prevede il distacco di un dottore, di una dottoressa che si trova a fare servizio presso l'ospedale di Agrigento. Questa dottoressa, che viene presa da un ospedale pubblico e messa in distacco presso l'assessorato alla salute, sapete come si chiama, colleghi? Giorgia Iacolino, figlia del super dirigente Salvatore Iacolino. Noi cosa facciamo? La prendiamo da un ospedale, perché deve essere appunto fare servizio in un ospedale, e la comandiamo nell'assessorato dove, guarda caso, uno dei massimi vertici e dirigenti è proprio il dottore Iacolino. Così, nel corso dell'ultima seduta dell'ARS, Ismaele Lavardera, vicepresidente della Commissione Antimafia e capogruppo di Sud Chiama Nord all'ARS, che dunque ha acceso la miccia di una polemica destinata a proseguire, che ha sullo sfondo il solito italianissimo tema del nepotismo, ovviamente presunto fino a prova contraria. Sta di fatto che a partire da Pasquetta Giorgia Iacolino lavorerà in comando, come si dice, al Dipartimento di Attività Sanitaria, Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale alla Salute. Lo farà nello stesso edificio dove il padre, l'ex europarlamentare di Forza Italia Salvatore Iacolino, svolge le mansioni di dirigente della pianificazione strategica. Lavardera ha presentato un'interrogazione all'assessore Avola, al presidente Schifani, oltre che una richiesta di accesso agli atti. Questa vicenda merita chiarimenti, accusa. Tutti voi sapete, colleghi, che ormai Iacolino è l'assessore alla sanità, è l'assessore alla salute, non è alla dottoressa Avola, bidditta, che quasi quasi quando la vedo, dite, per carità, dico, assessore a modo, ma lo sappiamo che lei è un assessore di facciata, il vero assessore è Iacolino.